con l'invito fatto da Papa Francesco, che ci dice di non lasciarci distrarre, ma essere pronti ad accogliere Gesù ed avvicinarci così al Dio che ci dà la gioia. Ascoltiamo le parole del Santo Padre. La parola di Dio ci invita da una parte alla gioia e dall'altra alla consapevolezza che l'esistenza include anche momenti di dubbio nei quali si fa fatica a credere. Gioia e dubbio sono entrambe esperienze che fanno parte della nostra vita. L'avvento e tempo di grazia ci dice che non basta credere in Dio, è necessario ogni giorno purificare la nostra fede. Si tratta di prepararsi ad accogliere non un personaggio da fiaba, ma il Dio che ci interpella, ci coinvolge e davanti al quale si impone una scelta. Il bambino che giace nel presepe ha il volto dei nostri fratelli e sorelle più bisognosi, dei poveri che sono i privilegiati di questo mistero e spesso coloro che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. La Vergine Maria ci aiuti perché mentre ci avviciniamo al Natale non ci lasciamo distrarre dalle cose esteriori, ma facciamo spazio nel cuore a colui che è già venuto e vuole venire ancora a guarire le nostre malattie e a darci la sua gioia.